Questa è la storia di due mondi e degli esseri che li popolano. Uno è il mondo reale, quello che percepiamo con i nostri sensi e che sta dalla nostra parte dello schermo video. È il mondo di chi crea e utilizza i programmi. L'altro, un microcosmo elettronico, vive appena al di fuori della nostra realtà. È il mondo dei programmi. E dato che è opera nostra, alcuni di noi creativi vivono anche lì. I circuiti sono nati praticamente usando questo programma PC. Il contatto con il computer è diventato un evento stimolante. Pensai ai circuiti elettronici. Luciano Deliberato vive e lavora tra Roma e Chieti. Ha esposto nelle più importanti gallerie d'arte italiane. Dal 2004 la sua pittura astratta interagisce con la tecnologia del computer. I bozzetti possono essere eseguiti in due modi. O da chitto, cominciando con un'idea e disegnando come ho fatto per quest'opera. Oppure andando a prendere parti di foto di opere già eseguite. E quindi io prendo questa immagine e la vado a raddoppiare. E ottengo esattamente ciò che mi ha sempre interessato in arte, cioè l'ossessione di ripetere un segno o una situazione. Mi interessa e mi affascina sempre tentare nuove vie. Forse non funzionerà. La struttura, invece che nera, si fa rossa. È venuta fuori una situazione nuova. Si sono interrotti i circuiti. Mi sembra non ci sia niente che si possa ancora modificare. Quindi questo è il bozzetto. 70x70, prendiamo il necessario. Il rapporto dei pittori con il supporto su cui si andrà a tirar fuori, come si dice in senso romantico, parte di se stessi, può avere ed ha risultati diversi. Per esempio Van Gogh si spaventava e tremava davanti ad una tela bianca quando doveva dipingere. Appena preparato il supporto, io devo dipingere subito, se devo andare via per una ragione soffro. E questo amore viscerale che ho per questa vita di pittore che ho desiderato e che ho agguantato con fatica, vi assicuro. Per avere certezza di durata nel tempo, con un po' di presunzione tutti i pittori auspicano che fra centinaia di anni esistano ancora fisicamente le proprie opere. Quindi ricomincio a preparare il supporto con un materiale che ha una base di medium, cioè un medium che è un adesivo, diciamo così, identico a ciò che poi vado a mettere su, quindi i colori. Quindi passo una mistura di gesso con medium. E poi faccio il fondo nero. È una sorta di horror vacui che è presente nei miei dipinti. Per disegnare uso un nastro adesivo. Questi sono i nastri rossi. Adesso il bozzetto mi mostra chiaramente se tutto funziona. In questo caso sono sicurissimo che va bene. Devo coprire tutto ciò che non sarà bianco e deve restare nero. Io comincio a dipingere contro natura. Dipingo prima i fondi, poi dipingo tutto ciò che sta dietro e finisco con ciò che sta davanti. Questo un po' per ragioni tecniche, un po' per avere una continua verifica di ciò che devo aggiungere.
è un acrilico. Ho imparato ovviamente ad usare queste materie in modo che non mostri tutti i difetti che hanno, una freddezza timbrica e una terrosità. Mi sembra che si veda, cioè si veda che non si veda sempre che sono acrilici, anzi. Intanto c'è il rosso che è una necessità mia, intima, cromatica, e ogni tanto provo a fare un quadro senza rosso e mi deprimo. Ogni tanto per sfogarmi faccio dei quadri monocromi, tutti rossi. Sono sovrapposizioni che diminuendo di quantità mostrano il timbro sottostante e poi restano come ombre. Per ottenere una terza dimensione otticamente si ottiene una fusione che dà un'idea di sfumatura. Quattro timbri di rosso. Si parte da un tono scuro e man mano si viene su. Non riesco a fermarmi. E quindi anche questa mia cocciuta insistenza anche nei tempi, io meno di 15 ore al giorno non riesco, io sto sempre qua. Mi sarebbe piaciuto essere un pittore astratto puro, invece sono un pittore astraente, perché noi vediamo immagini che sono state create dal pittore ma non esistono in natura, però comunque raccontano, non è un insieme di strutture, superfici, nastri. Questa è un'opera fondamentale, cioè ha dato adito a tanti nuovi aspetti di apertura verso ipotesi interessanti e importanti anche. C'è stata un'operazione di interruzione improvvisa, quasi drammatica, potrei dire, dei percorsi. Posso essere piuttosto soddisfatto, trattandosi di un'opera nuova, rischiosa, su una via non ancora indagata, e insomma sono proprio contento.